Salve a tutti, io sono Snake e benvenuti nel Sunrise Update. Oggi andiamo a vedere che cosa è cambiato e che cosa è stato aggiunto in questo update enorme. Ma prima di iniziare vi ricordo che potete seguirmi su Twitch se ancora non l'avete fatto. Mi potete trovare in live ogni domenica dalle 17 in poi. Uber 11 Worlds più Atlas Updates. Sono stati aggiunti gli Uber 10 e 11 di tutti i mondi, fatta eccezione per gli Shores of the Everdark. Per poter entrare in Uber 10 sarà necessario avere 15.000 di Power Rank e 2.125 di Light, mentre per poter entrare in Uber 11 sarà necessario avere 30.000 di Power Rank e 6.000 di Light. L'Atlas è stato modificato e per accedere alle varie difficoltà dei mondi adesso si dovrà aprire il menu a tendina e selezionarle. Crystal Gems. È stata aggiunta una nuova rarità delle gemme e sarà possibile trovarle a partire dall'Uber 11. Queste gemme possono arrivare fino al livello 30 e per essere potenziate richiederanno delle nuove risorse che sarà possibile trovarle all'interno delle nuove casse, in Uber 10 e 11. Sarà possibile convertire le gemme Stellar in gemme Crystal, senza perdere il livello e i focus, una volta portate al livello 25, tramite un Crystal Gem Converter craftabile nella nuova Crafting Bench oppure acquistabile nello shop, sia con i qubits che con i credits. Adesso, dalle casse dell'Uber 10 e dell'Uber 11 sarà possibile trovare questi Gem Spark, oltre che poterli craftare nella Crafting Bench per 30.000 di Dust. Il Gem Spark inoltre potrà essere convertito anche in Dust. E dunque adesso sarà più facile costruire i Builder Precise Focus, dato che richiedono 3.000 di Dust per ogni tipologia, eccetto la Cosmic. Solarion. Una nuova classe è stata aggiunta, basata sul Physical Damage e sull'utilizzo dell'arco. Le abilità di questa classe faranno danno nel tempo ai nemici e ripristineranno l'energia. Grazie ad essa sarà possibile utilizzare la Ultimate, pronta a fare piazza pulita non appena si premerà il tasto. La sua subclass permetterà all'attacco base di avere una possibilità di far esplodere i nemici e causare danni nel tempo per 5 secondi, ripristinando al contempo l'energia del personaggio, mentre di base darà al livello 30 un bonus di 140 light. Sunderer Uplands. Un nuovo bioma è stato aggiunto e sarà possibile trovarlo a partire dall'Uber 1, ma si troverà principalmente nell'Uber 7. Il bioma è diviso in due parti, la zona superiore e la zona inferiore, permettendo così di avere due ambientazioni diverse. All'interno di questo bioma saranno presenti risorse e materiali nuovi, e vicino a santuario sarà presente una nuova crafting bench che permetterà di creare oggetti e costumi utilizzando le nuove risorse. Volare non sarà semplice perché ci sarà costantemente un debuff che vi attirerà verso il basso. Per poter risolvere questo problema si potrà acquistare una licenza di volo temporanea oppure si potrà utilizzare alcune ali e mount nuovi, dato che hanno il permesso integrato. In questo bioma sono stati aggiunti dei nuovi dungeon a 5 stelle e non hanno nulla a che fare con i vecchi. Si potranno trovare a partire dall'Uber 10 e saranno dungeon ad ondate che andranno avanti finché si riuscirà a fare danno e finché si riuscirà a completarli entro il tempo limite. Al termine dell'ondata si dovrà tornare e attivare la console per far partire l'ondata successiva. Ogni tanto ci sarà l'ondata del boss e sarà necessario sconfiggerlo per ottenere una cassa grande come ricompensa. Per poter aprire questa cassa sarà necessario utilizzare la Sunderer Arc Cash Key entro 30 secondi e all'interno di questa cassa si potranno trovare varie risorse e mount. Ma la cosa più interessante sarà il drop delle C3 in Uber 10 e delle C4 in Uber 11. Altro! Gli effetti attivi delle subclass adesso si potenzieranno fino a 40.000 di Power Rank. Sarà possibile vedere tutti i cambiamenti adesso sullo schermo. Cambiare le gemme non sarà più un problema, infatti sarà possibile rimuoverle senza utilizzare il regenerator e trascinare una gemma sopra l'altra farà sì che esse si scambino. Sono stati aggiunti dei nuovi contest, anche settimanali, che riguardano il Paragon Level. Le gemme e l'equipaggiamento inferiore alla rarità Crystal saranno senza il lucchetto all'interno del Loot Collector, quindi sarà possibile buttarle via più facilmente. Occhio per chi ha iniziato a giocare da poco perché potreste accidentalmente buttare via una gemma o un equipaggiamento Stellar. Ottenere le medaglie di diamante dopo aver sconfitto 250 leviatani darà come ricompensa una permatorch. I dungeon a 5 stelle trovati in Uber 11 nel Geode Topside adesso avranno una possibilità di droppare le C4. Sono stati aggiunti 4 nuovi draghi: Ariel di Ashen Reborn, Raymon di Everpath, Budgets di Forager e Zeustian di Eternal Irradiance. Bene ragazzi, questo è il Sunrise Update. Spero che questo video possa esservi stato d'aiuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!